come coniugare, tentare di coniugare queste parabole di Gesù con i suoi avversari all'interno di un dialogo interreligioso, in modo particolare di un dialogo con gli ebrei, con coloro che Giovanni Paolo II ha definito i nostri fratelli maggiori. Ecco, io direi è importante procedere dal punto di vista del metodo con calma, cioè capire bene cosa stiamo cercando all'interno di questa parola di Dio che si è cristallizzata nella Sacra Scrittura. Allora, ripartendo, diciamo così, dalle premesse, io direi sempre un testo, per essere interpretato in maniera adeguata, va collocato nel suo contesto, per evitare che cosa? Gli anacronismi, fondamentalmente, cioè un retroproiettare categorie nostre all'interno di un testo che non aveva quel tipo di problemi, non li aveva come li abbiamo noi dopo 2000 anni, con soprattutto lo scandalo della Shoah durante la Seconda Guerra Mondiale, questa 6 milioni di ebrei bruciati per razzismo ultimamente, motivato anche dal punto di vista teologico, religioso, ma in realtà, ecco. Allora, un testo va collocato nel suo contesto, e in modo particolare il contesto di questi brani è di tipo, diciamo, testuale e di tipo storico, cioè un testo va collocato all'interno dei Vangeli, vedere bene qual è l'intento dell'evangelista, la comunità per cui scrive, all'interno di questo cammino lungo cristallizzatosi in un libro, la Bibbia, un cammino che presenta una progressione, Dio che prende il suo popolo, idealmente tutta l'umanità, e la fa crescere, ecco. Quindi bisogna interpretare, un conto è un testo del 500 avanti Cristo, un altro conto è un testo del primo secolo dopo Cristo. Quindi dal punto di vista letterario si passa al contesto storico. Quindi sono questi i due ambiti, le due coordinate di cui tener conto. Questa pagina ricorre in un ambito letterario che per noi è rivelato, è ispirato dallo Spirito Santo per rivelare delle verità salvifiche. E poi, naturalmente, queste pagine risalgono a dei contesti storici, concreti, e io ho detto, non si può in negativo disarcionare una parabola dalla vita di Gesù e soprattutto da quel momento della vita di Gesù che è la croce. Se si fa questa operazione, il rischio è altissimo, cioè il rischio è di prendere un testo e di dare una lettura, sì, ecco. Per cui il nostro punto di vista da credenti, perché qui nel processo interpretativo uno entra con tutto se stesso e quindi entra innanzitutto con la sua fede, il nostro punto di riferimento è la vita di Gesù, là dove per noi credenti in Lui, nel Figlio di Dio fatto uomo, si è rivelato tutto Dio. Quindi in quei 36 anni di vita c'è stata la rivelazione definitiva di Dio. Ecco. La storia è rivelazione, possiamo dire così. Di fronte a questo dato, che è un dato di fede, uno potrebbe dire: leggo i Vangeli come un romanzo storico, come leggo i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. E trovo tantissime cose anche belle, vere, autentiche, però noi non leggiamo così quel testo, noi partiamo dalla nostra fede in Gesù Cristo e facciamo in questi nostri corsi insieme un'opera di traghettamento, diciamo, usiamo questa immagine, siamo come dei traghettatori, cioè per evitare che il traduttore diventi un traditore, tradisca il significato. La prima operazione è tornare ai tempi di Gesù. Ecco quello che ho tentato di fare mettendovi in luce alcuni dati. Siamo, dicevo, nella settimana santa, tra virgolette. Diverso settimana santa dagli inizi del ministero di Gesù. La volta scorsa vi dicevo, agli inizi Gesù era molto positivo,
nel suo modo di presentava la forza del regno di Dio. Il regno di Dio viene in mezzo a noi ed è una bella sorpresa, come quella del contadino che va a dormire e il giorno dopo vede che è spuntato il seme. Non ha fatto niente, il seme ha una sua potenza dentro. E così anche diverso, queste sono diverse queste parabole della fine della vita di Gesù rispetto alla parabola del figlio il prodigo, alle parabole della misericordia. Lì siamo ancora nel momento in cui Gesù ha di fronte a sé tanti peccatori, ma anche gli scribi e i farisei. Allora articola, no, quell'annuncio del regno di Dio, della salvezza di Dio che irrompe nella storia, nelle vite di questi due gruppi. Qui siamo alla fine, quindi di fronte a sé, è al centro del potere religioso di allora, ha i suoi avversari, per di più la tensione è altissima. Gesù che entra nel Tempio di Gerusalemme e caccia fuori in brutto modo i cambiavalute e i venditori degli animali per i sacrifici, quindi è andato a toccare il cuore del sistema sacrificale di Israele, la tensione alle stelle. Ormai hanno deciso di farlo fuori e lui lo sa. Per cui se si contestualizza, cioè da traghettatore si va lì, bisogna dare un tipo di interpretazione di questo testo che non è contro gli ebrei. Ecco, questo io mi sentirei di dirlo col cuore proprio di San Paolo. Cioè non c'è un atteggiamento in noi, mi sembra, non c'è in noi un atteggiamento antisemita, perché questo sarebbe innanzitutto un anacronismo, una categoria che è nata dopo, che proiettiamo nel testo, e secondo non sarebbe evangelico. Cioè noi seguiamo, andiamo al testo per seguire Gesù e poi ci comportiamo con sentimenti che non erano nel cuore di Gesù. Gesù, la prima missione che ha fatto era per il popolo ebraico. Ma appunto si trova di fronte, per questo è importante contestualizzare, alla fine della vita si trova di fronte a un'opposizione non di tutto il popolo ebraico, ma sicuramente tra i suoi avversari c'erano le persone che paradossalmente sarebbero dovute essere quelle che l'avrebbero dovuto accogliere. Perché? E perché già educate da Dio attraverso questa rivelazione che si era cristallizzata già nelle antiche scritture del popolo ebraico, ispirate anche per noi, che erano finalizzate da parte di Dio a far accogliere Gesù dal suo popolo. Questi che conoscevano la Bibbia a memoria, i dottori della legge, se volete, i biblisti di allora, rifiutano Gesù. Coloro che avevano nelle mani tutto l'ambito sacrificale, quindi erano gli uomini di Dio, rifiutano Gesù. Quindi questa parabola è finalizzata da Gesù a loro. È nel Tempio di Gerusalemme, ce li ha lì, sa che stanno preparando contro di lui i loro piani per ucciderlo, si rivolge a loro. Con che intento? Contro l'idea che può nascere in noi, ecco, Gesù era contro di loro. No, l'intento è sempre pedagogico, l'intento è salvifico, l'intento è un elettroshock per metterli di fronte alle responsabilità della loro libertà. Sappiate che se mi uccidete andate incontro alla vostra perdizione. Questo sta dicendo Gesù e lo dice con diverse parabole. Oggi abbiamo visto queste, ma pensate all'altra parabola molto simile dei vignaioli omicidi. Chi uccide il figlio del padrone della vigna perde la vigna. La vigna sarà data ad altri, e che vuol dire in concreto perde la possibilità di accedere alla salvezza. Più esplicito di così Gesù non poteva essere, e difatti lì decidono proprio di farlo fuori. Sono come delle pietre lanciate contro i suoi avversari, non contro il popolo ebraico, perché Gesù era ebreo e i seguaci di Gesù erano tutti ebrei, giusto? Che hanno accolto questa bella notizia. Allora, noi come traghettatori siamo andati lì, poi da lì dobbiamo tornare qui. Da qui appunto
il tentativo di dire: ma questa parabola quante volte si è attualizzata? E abbiamo detto: beh, si è attualizzata perché già rifaceva la storia del popolo di Israele, con ricordando che la gran parte dei profeti è stata uccisa dal popolo di Israele, rifiutati e martirizzati. Questo era già capitato prima di Gesù. Ai tempi di Gesù abbiamo un'accoglienza da parte di alcuni, i seguaci di Gesù, ma anche delle reazioni molto decise. Presero le pietre per lapidarlo e Gesù si nasconde fin quando lo prendono e lo fanno fuori. Ecco, quindi abbiamo una reazione negativa da parte di coloro amati da Gesù. Stava annunciando il Padre suo a loro per la loro salvezza. E poi questa parabola si attualizza ancora ai tempi della Chiesa. Insomma, Paolo è morto martire, Pietro è morto martire, Stefano è morto martire, Giacomo, e l'elenco va avanti. C'è stata una reazione da parte di alcuni del popolo ebraico, non di tutto il popolo ebraico, ma che ha martirizzato tanti cristiani. Questo è stato il rifiuto di cui questa parabola, ma poi questa parabola si attualizza, come tutte le parabole. E ho tentato appunto di tornare fino a noi. Chi è appunto oggi colui che non si presenta al banchetto? È colui che con piena avvertenza e deliberato consenso, diremmo con le categorie del catechismo, conosce Gesù, quindi, no? Veramente, cioè non in Wikipedia, non in un libro di storia alle medie, ma a sua moglie che è credente, che ogni giorno gli dice: guarda che Gesù è importante per la mia vita, e viceversa, no? Oppure ha incontrato un prete con cui ha fatto un cammino, ecco, conosce il Dio di Gesù Cristo e decide, con piena avvertenza e deliberato consenso, di rifiutarlo. Questa è una cosa grave. Dopo sta a Dio giudicare, però chi sono gli invitati al banchetto oggi? Che sono queste persone. Questo ci fa un po' male, perché magari ce li abbiamo a casa, sono tra i nostri parenti, ci fa male, ci mette sulle spalle un bel peso, però dobbiamo dire il rischio è alto di queste persone, starà a Dio. Chi è l'invitato che non si è messo l'abito adeguato per quel banchetto? Abbiamo detto, è colui che, pur avendo conosciuto Gesù e il Dio di Gesù, non vive in maniera coerente. Dopo devo tornare, ecco, su questo per specificare ulteriormente. Però, vedete, questo è il metodo, no? Il metodo non è quello di prendere categorie nostre, antisemito, antisemita, e collocarle ai tempi di Gesù. Non c'era l'antisemitismo allora, non è corretto, è un anacronismo. L'idea è: vado lì, cerco di comprendere il testo nel suo contesto, torno di qua e faccio vedere che questa parabola, proprio perché è parola di Dio, cioè ispirata dallo Spirito Santo, parla ancora, parla a noi. Cioè è come la pioggia e la neve che non tornano in cielo sotto forma di vapore se non dopo aver fecondato la terra, e il terreno adesso siamo noi. Per cui, come dicevo sul finale, se ci lasciamo coinvolgere con un pizzico di fede, magari una fede in crisi, ma è fede, bene, questa parabola parla, feconda il nostro cuore, ci porta verso la salvezza. Da qui capite che la nostra stessa libertà si gioca, come quell'ago della bilancia. Fede o non fede? Questo è ultimamente l'intento di questo testo nei nostri confronti, come lo era ai tempi di Gesù. E ultimamente è lì che si gioca tutto. Cioè, e qui vengo al dialogo, no? Non è che uno possa dire: guarda, non ti racconto quello che è capitato ai tempi di Gesù perché ti offendo. E ti racconto quello che è capitato, ma alla fine mi rendo conto che tu non credi in Gesù e io ci credo.
Facciamo un cammino insieme, questo dovrebbe essere l'atteggiamento di credenti dopo il Concilio Vaticano II, facciamo un cammino insieme per rendere più abitabile il nostro mondo, per rendere più lieta la nostra vita tramite questa nostra amicizia, per costruire qualcosa di bello secondo un patrimonio ricco che abbiamo in comune. Tutto l'Antico Testamento. Tutto, diciamo così, quello che riguarda Gesù, vero ebreo dei suoi tempi. Però dopo, a un certo punto, ci sarà il momento in cui le nostre vie si divaricano. Quando? Quando si tratterà di dire chi è Gesù per te. E non possiamo negarci che lì il dialogo si ferma, nel senso che per me Gesù è il figlio di Dio che si è fatto uomo per la nostra salvezza. Per te, ebreo, questo non può darsi, anzi è bestemmia. Mi fermo, io non ti giudico perché nella tua libertà hai deciso questo. Tu non mi giudicare, non ci anatematizziamo a vicenda, non ci scomunichiamo a vicenda, cerchiamo di costruire delle vie autenticamente umane. Io, cristiano, non perdo la mia fede a lavorare con te per rendere più umano il mondo, perché in fondo penso che il vero uomo è Gesù di Nazareth, è il figlio di Dio che si è fatto uomo. Quindi, se camminiamo verso l'autenticamente umano, io so che stiamo camminando verso Gesù Cristo. Quindi non ci perdiamo niente a costruire un mondo migliore anche con i nostri fratelli ebrei. Le fedi diverse non devono diventare il motivo per combatterci, per fare delle crociate. Basta, finita questa storia qui. Devono diventare un motivo per camminare insieme sui cammini dell'umano vero, dell'autenticamente umano. Da qui la domanda che è stata posta in un gruppo. Ma allora il Signore salverà gli ebrei? Allora, lascia fare al Signore. Cioè, perché se no siamo sempre noi che prendiamo il suo posto. Non va bene questo. Cioè, la domanda sarebbe: il Signore salverà i cristiani? Perché è la stessa cosa. Cioè, bisogna avere quel coraggio umile di dire: lascio il mestiere di Dio a Dio. Certo. La domanda può essere ricalibrata, riplasmata. Tu cosa speri per lui? Quando preghi per il mondo ebraico, pensate ad esempio alla preghiera del Giovedì Santo, no? Bellissima peraltro, dove preghiamo per il mondo intero. Bellissima. Ecco lì, allora, cosa speri? Allora, io direi l'atteggiamento che possiamo condividere nella libertà dei figli di Dio, no? Perché il suggerimento è quello di assumere lo stesso atteggiamento dell'Apostolo Paolo. Paolo che dice: io spero che un giorno Dio interverrà nel cuore di queste persone. Un giorno vuol dire per ciascuno di loro, perlomeno nel momento del passaggio da questo mondo al Padre. Cosa ne sai di quello che avviene lì? Noi speriamo che lo Spirito Santo in quel momento aiuti queste persone a giungere a Gesù Cristo in qualche modo che è misterioso. Il Concilio Vaticano II, del resto, ha due testi bellissimi, uno in Lumen Gentium e l'altro in Gaudium et Spes, quindi testi poderosi, documenti fondamentali, là dove si dice che chi vive secondo coscienza, chi cerca la verità, chi cerca di agire secondo giustizia, chi fa del bene e non ha avuto la possibilità reale di incontrare Gesù Cristo, viene salvato per vie che Dio conosce dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo prende queste persone e le mette in comunione con il mistero pasquale. Quindi il centro della vita di Gesù, la morte e la risurrezione di Gesù. Tutta una serie di altre domande è sorta per quasi prendere le parti, diciamo così, dell'ultimo invitato.
colui che si è presentato lì senza il vestito. Allora, si è vista una certa contraddizione tra la bontà infinita di Dio e la punizione così severa che si è abbattuta su quest'uomo. E attenti, allora, prima di tutto, quel re, abbiamo detto, non rappresenta direttamente Dio. Per cui attenti a non ritornare indietro rispetto a quello. Al centro della parabola ci sono gli atteggiamenti nostri nei confronti di Dio. Per sapere cosa fa Dio, per essere proprio semplici semplici, rileggi la parabola del figlio al prodigo. Lì si vede questo cuore di un Dio che va prima a prendersi un figlio e cerca di farlo maturare, poi dall'altro cerca di farlo maturare. Questo è Dio, non il re di questa parabola. Qui in gioco c'è l'atteggiamento. Allora, anche lì, lo sbatte fuori. No, abbiamo detto. Interpretiamo partendo da Gesù. Non è Dio che ci sbatte fuori dal paradiso, ma siamo noi che nella nostra libertà non vogliamo entrarci. Ed è davvero diverso. Quindi non è tanto un castigo divino, ma è un autocastigo. Se di fronte alla luce tu ti barri qui dentro, chiudi tutte le finestre e le porte del tuo cuore, nel tuo cuore c'è la tenebra. E se questo avviene fino all'ultimo istante della tua vita, il rischio è l'inferno. Quindi non bisogna contrapporre la misericordia di Dio a questa punizione così tremenda, ma ancora una volta è la sottolineatura della libertà di una persona. Dio ha rischiato tutto con noi facendoci liberi. La libertà è bellissima perché può giungere a dei gesti di donazione altissima a Dio e agli altri. La libertà può fare cose efferate che nemmeno gli animali fanno. Questa è. E questa parabola è. E ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo. Cioè la nostra libertà è così. E quindi questa parabola ci porta a prendere coscienza di questa possibilità reale. In positivo, possiamo dire, una volta superata la tentazione, mettiamola così, di una fede intellettualistica, di una fede astratta, di una fede che non ha niente a che fare con la vita, con le opere buone. Ecco cos'è quell'abito abitudine, no? Lui non assume, diciamo così, le opere buone che sgorgherebbero dalla fede in Gesù. Ecco, una volta che si rifiuta questo, si dice in cosa consiste la scelta autentica verso cui sta spingendo Gesù con questa parabola. Consiste nell'assumere il suo stesso stile di vita, amorevole con tutti, perché è fedelissimo a quello che il Padre vuole da lui, cioè la salvezza per tutti. E pigrizia, sì, la categoria della pigrizia l'ho usata io stesso per farmi capire, ma direi un po' di più, cioè l'atteggiamento di chi di fronte a un dono così grande non è riconoscente. È l'atteggiamento di chi non fa sgorgare da questo sì iniziale una riconoscenza operosa. È l'atteggiamento, per dirla con l'apostolo Giacomo, è l'atteggiamento della fede senza le opere di carità. Muore, magari non muore subito, ma prima diventa astratta, intellettualistica e poi finisce. Non si può amare Dio, dice la prima Giovanni, amare Dio che non si vede, se non attraverso l'amore concreto per le persone che si vedono. Diventa così astratto quell'atteggiamento nei confronti di Dio che non è niente. Da qui, allora, la parabola e dottrina sociale della Chiesa. In fondo la dottrina sociale della Chiesa può essere interpretata così, come il tentativo
di coniugare la rivelazione del Dio di Gesù Cristo con tutte le conseguenze che da questo amore per Dio derivano, con i vari tempi della Chiesa, con le varie condizioni storiche, dunque sociopolitiche, della Chiesa. La Chiesa chiaramente non deve, questo ormai è un assunto, no? Non deve in quanto tale entrare in politica, entrare, ma ci entrano i politici che sono cristiani piuttosto che non cristiani. Cioè la Chiesa in quanto tale, diciamo il magistero per dirla in maniera corretta, il magistero nelle sue diverse forme, dal dogma del Papa fino all'insegnamento della catechista, nelle sue diverse forme, il magistero della Chiesa dovrebbe formare la coscienza delle persone che da appunto credenti si giocano anche in ambito sociopolitico, nelle varie, diciamo così, categorie di persone, no? Dal politico vero e proprio fino all'operaio che in fabbrica rivendica i suoi diritti. Quindi una coscienza formata secondo la dottrina sociopolitica, socioeconomica della Chiesa, che si radica nella rivelazione e che coniuga la rivelazione con quel contesto, porta a un atteggiamento morale evangelico. Mi sembra di poter dire così. Per concretizzare, il prete non deve, a mio avviso, entrare in politica, ma deve formare la coscienza dei suoi fedeli, tra cui ci sarà il politico e l'operaio. Ma tutti e due agiranno secondo i criteri del Vangelo che il prete ha cercato di, non plagiando la coscienza di queste, ma formando la coscienza di questi, di instillare dentro di loro. Allora, c'è ricompensa per i comportamenti retti? E questa è una domanda, secondo me, che alla fine si ripropone. Allora, qui è davvero il mistero della vita che si tocca, se dobbiamo essere proprio nel senso. Gesù ci ha promesso, e noi dobbiamo partire da Gesù, Gesù ci ha promesso, per chi lo segue, il centuplo quaggiù e la vita eterna insieme a persecuzione. E dobbiamo tenere tutte e tre le cose, nel senso che mi sembra di poter dire, partendo soprattutto dal confessionale, partendo dai rapporti da prete che ho, mi sembra di poter dire che vivere secondo il Vangelo, vivere in maniera autenticamente evangelica e quindi autenticamente umana, se Gesù è il vero uomo, porta a una serenità di fondo. Dopo, anch'io ho paura a dire alla felicità. Gesù parlava di beatitudine, però. Ecco. Mi sembra che la categoria di serenità oggi sia la migliore, mi sembra. Sant'Ignazio di Loyola parlava di consolazione interiore, ma fondamentalmente questa cosa qui. Cioè, la serenità di chi dice: cerco di seguire Gesù, cerco di voler bene alle persone, e questo mi crea dentro nel cuore, ma anche fuori nei rapporti, una serenità di fondo in cui mi trovo bene. È il centuplo che Gesù ci ha promesso. Non sempre capita questo, però, dobbiamo dirlo. Ci sono alcune vite di persone, e alcune le ho incontrate anch'io, che davvero sono rette e corrette. Allora, peccati ne facciamo tutti. Però mi sembra di poter dire, queste persone sono buone, ecco, e vivono però l'inferno, possiamo dire così. Cioè, sono le persecuzioni di cui parla Gesù, ma talvolta non sono persecuzioni dovute alla fede, sono malattie, tumori, cancri, AIDS che magari hanno preso, non so, attraverso
donavano il sangue o una trasfusione di sangue, oppure cose di questo tipo, cioè delle disgrazie che uno dice, ma perché? Ecco, quindi nella vita Gesù non ci ha promesso di salvaguardarci da tutto questo. C'è un mistero del male che può rovinare intere esistenze. E vedi che la mamma è così, nasce la bambina che è così, la bambina cresce e ha ancora una vita bruciata, no? Perché? Perché il male ha questi tentacoli che possono rovinare la vita. E questo rimane un mistero di fronte a cui noi possiamo balbettare qualcosa, ma razionalmente parlando, ecco, e di fronte al quale Gesù stesso non ci ha dato una via, una soluzione razionale. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? Giovanni 9. Né lui né i suoi genitori, quindi non è un castigo di Dio. Sbaglia chi dice l'AIDS è un castigo di Dio, anche se ha un vestito rosso ed è un vescovo, sbaglia. Non è un castigo di Dio. L'AIDS, come non lo è un tumore, come bisogna verificare di volta in volta come si è giunti lì. Certo, ogni peccato crea sofferenza, sempre, ma non ogni sofferenza è creata, è causata dal peccato di colui che sta soffrendo. Giobbe, Gesù ci dicono questo. Paolo, continuamente bastonato nella sua vita, eppure una vita dedicata a Gesù, ci dice questo. Quindi c'è questo mistero. Qual è la speranza cristiana rispetto a una vita di tanti altri che non credono? L'unica speranza cristiana in queste vite rovinate dal male, ingiustamente rovinate dal male, una morte prematura di un figlio, di un marito. Perché? L'unica speranza è la risurrezione. Non ne abbiamo un'altra, a dire il vero. C'è una serenità di fondo per chi vive secondo il Vangelo, e ci sono tanti che vivono questo, non senza difficoltà, senza cadute, scivolate, però c'è una serenità di fondo. E poi c'è questo mistero del male di fronte al quale noi possiamo dire solo una cosa: c'è salvezza per tuo figlio. È morto, ma c'è salvezza. Non è finito nel nulla. Questo è grandioso, perché ci dà speranza anche nei momenti in cui tutti gli altri non possono dire niente. Ecco, quindi mi sembra di poter dire: c'è ricompensa per i comportamenti retti. Dio nell'aldilà non lascerà finire nel nulla neanche un bicchiere d'acqua fresca dato col cuore. Questo ci dice il Vangelo, questo ci dà speranza. Nell'aldilà si riprenderà quel cammino che si è interrotto nell'aldiquà a causa del mistero del male. Si riprende. C'è un amore che passa oltre la morte ed è precisamente la ricompensa che ci ha promesso Gesù. Ma appunto, qual è l'atteggiamento di fronte a questa ricompensa? Perché non dimentichiamolo, il centro del discorso di oggi non è Dio, ma è l'atteggiamento umano rispetto a Dio. Allora, sicuramente non è quello di chi vuole fare tante cose per conquistarsi il paradiso, per quasi arrampicarsi con le sue opere in paradiso. L'ha detto Benedetto XVI, ma tutto il Vangelo di Gesù va in quella direzione lì. Il paradiso è donato. L'amore di Dio sempre ci precede, sempre, persino di fronte a gente che gli uccideva il figlio, la persona a lui più cara. Dio ha perdonato in anticipo. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E con buona pace di Giovanni Battista, Dio non ne ha fulminato neanche uno. Giovanni Battista diceva che Dio non agisce come vuole Giovanni Battista, agisce come vuole Gesù. Quindi c'è un perdono
senza condizioni. E allora l'atteggiamento non è quello della pretesa, non è quello meritocratico, ma l'atteggiamento è quello dell'attesa, dell'accoglienza. Di fronte a un dono spalanca le braccia come i bambini del regno, no? E accogli il dono. E dopodiché, per evitare il rischio di quell'invitato senza vestito nuziale, dopodiché inizia a vivere di riconoscenza. Questo è l'atteggiamento giusto. Come Gesù: grazie Padre perché tutto mi hai dato. E da questo tutto mi hai dato, che lui accoglieva quotidianamente, faceva sgorgare tutto quello che faceva per gli altri. Quindi l'atteggiamento, diciamo così, fondamentale, il principio e fondamento del nostro essere cristiani è l'accoglienza, è la recettività, è il lasciarsi amare, è proprio la base da cui sgorga la risposta, la riconoscenza, l'amore. Tu mi ami sempre per primo, io cerco di amarti. Come? Ecco il vestito nuziale, attraverso un amore concreto nei confronti dei fratelli e delle sorelle che mi hai messo accanto. Questo è l'atteggiamento di fondo del cristiano, che poi sono i due comandamenti che fanno un tutt'uno, che Gesù ricordava chiunque gli chiedesse: ma dici la sintesi di tutta la legge, ama Dio con tutto te stesso, ma perché? Perché tutto te stesso viene da Lui. E ama il prossimo come te stesso, perché è il tuo modo per dire grazie a Dio attraverso un amore che entra in circolo. E se non capisci cosa significa amare il prossimo come te stesso, ama come io ho amato. Questo è proprio il nucleo incandescente a cui ci riportano, sia pure in un contesto polemico, le parabole di oggi.